Era la segretaria di redazione di Zodiac per i primi 12 numeri, prima dell'arrivo di Maria Bottero? La segretaria di redazione era Giulia Veronesi. Spirito acuto, acido e vigile, Giulia Veronesi viene concordemente apprezzata da chi l'ha conosciuta per la brillante e fine intelligenza e per la fermezza nel sostenere le proprie opinioni, qualità d'altronde coltivate al seguito di maestri esemplari. Il 18 febbraio del 1949 scrive: «Anche le città, come gli uomini, hanno una vita minore, fatta di tutti i loro minuti senza peso, di briciole, di quelle infinite inezie che neppure il diario più attento registra se non involontariamente, sia esso la memoria di un uomo o la colonna di un quotidiano. Eppure, la più gran parte dell'esistenza è composta soprattutto di queste cose piccole come grani di sabbia e in apparenza insignificanti. Avvenimenti che si compiono in uno sguardo, in un gesto, in una stanchezza improvvisa o in uno scatto, nelle infinite e imprevedibili reazioni che sconvolgono e incessantemente rinnovano il corso dei pensieri e dei fatti. Nelle città, scoramenti e terrori collettivi e improvvise esultanze e speranze di tutti sono i moti che nessuno registra, il respiro». Contrariamente a questa dichiarazione, quasi come per contrappasso, la vita che di Giulia Veronesi filtra, sussurrando attraverso la prosa delle sue testimonianze giornalistiche, è proprio quella minore, composta da stati d'animo ricorrenti e da una meditata filosofia del mondo. Questo mentre la vita ufficiale sembra sfuggire pressoché in assenza di dati precisi, che possano scandire anno per anno un percorso biografico regolato e regolare. L'indole molto riservata della Veronesi avrebbe desiderato che rimanessero solo le numerose e molteplici pubblicazioni a testimonianza di un'esistenza volta all'affermazione di una sofferta moralità civile. La sua decisione ultima, infatti, fu quella, imposta per atto notarile al fratello Luigi, di distruggere ogni documento e carta di sua appartenenza, volontà che venne, purtroppo, ma inevitabilmente rispettata. D'altra parte, è ineludibile l'emergere di frammenti di vita di un personaggio che ha rivestito un ruolo attivo nella storia della propria epoca e che ha incrociato esistenze incisive, soprattutto negli ambiti della storia dell'editoria e della cultura italiana. Nata a Milano nel 1906, Giulia è la sorella maggiore di Luigi Veronesi, uno dei più importanti esponenti dell'astrattismo storico italiano, con il quale condivide la passione per l'arte e per la fotografia trasmessa loro dal padre, impiegato in un'azienda tessile. I genitori sono particolarmente attenti ad una formazione culturale che non escluda le arti contemporanee, come testimonia una foto del 1920 che ritrae due fratelli insieme alla madre all'ingresso del padiglione olandese della Biennale di Venezia, all'interno del quale hanno potuto ammirare i dipinti di Van Gogh. La rivista Poligono, fondata e diretta da Raffaello Giolli, ospita l'esordio critico di Giulia Veronesi, il cui primo articolo, intitolato Folklore, apparso nel 1930, è dedicato all'arte popolare ed applicata peruviana. Fin dagli inizi sono evidenti quei concetti che, maturati ed approfonditi, costituiranno le costanti del pensiero della storica dell'arte e dell'architettura. La ricerca del legame tra arte e vita e la necessità di oltrepassare l'accademismo teorico e la speculazione industriale. Non è chiaro dove Giulia Veronesi abbia incontrato per la prima volta Edoardo Persico, arrivato nel capoluogo lombardo solo nel 1929. Forse è stato proprio Giolli a suggerire all'allieva Giulia di guardare con attenzione al giovane Persico, del quale nel frattempo pubblica alcuni interventi in Poligono. Giulia, come tanti, affascinata dall'Apollinaire italiano, inizia a seguire le conferenze ufficiali ed ufficiose del letterato napoletano, coltivando i primi interessi ampi e disparati e indirizzandoli ad una critica dell'arte eticamente orientata. I primi anni 30 sono anni di frequenti conferenze presso gallerie d'arte o istituzioni culturali, alle quali talvolta Giulia si reca in compagnia delle sorelle Albini, Maria e Carla, quest'ultima impiegata presso le riviste di Giolli.
Le tre giovani donne condividono l'idea di libertà illustrata nei discorsi di Persico e così centrale nella vita di Jolly, un'idea che le avvicinerà all'ambiente antifascista. L'appoggio al movimento modernista italiano e ai suoi rapporti con l'avanguardia europea è obiettivo di un periodico fondato nel 1933, cui contribuisce la stessa Veronesi insieme al fratello Luigi. Si tratta di Campo Grafico, rivista di estetica e di tecnica grafica, con sede in via Rugabello 9. Con essa, la grafica viene finalmente elevata al ruolo delle altre arti, con le quali viene posta in dialogo. Alla realizzazione dei numeri monografici dedicati ad artisti italiani contemporanei e di fondamentale levatura partecipano, ancora una volta, i frequentatori di Casa Jolly. Questa è la prima collaborazione redazionale di Giulia con un periodico, collaborazione antecedente a quella lunga e non più saltuaria con la Casabella di Persico e Pagano. Entrando nella redazione della rivista più seria, più elegante e più accreditata d'Italia, come Casabella viene definita da Carlo Belli, la Veronesi si trova a lavorare in stretto contatto con Anna Maria Mazzucchelli, redattrice già dal 1934, oltre che fedele assistente di Edoardo Persico. Il primo contributo di Giulia viene pubblicato nell'ottobre del 1936, quindi a morte di Persico già avvenuta. Si tratta di un breve articolo riguardante il parco di ricreazione progettato da Minoletti e Mazzoleni in occasione della sesta triennale milanese. I primi anni 40 sono anni di guerra e di sofferenza per Giulia, che continua a credere nel fattore formativo dell'arte e della cultura. Pur continuando a occuparsi di Casabella fino alla sospensione delle pubblicazioni per ordine del Ministero della Cultura Popolare nel novembre del 1943, entra nella vivace e affollata redazione della casa editrice di Valentino Bompiani, dove si ferma per un breve periodo, poiché viene presto assunta, a partire dal marzo dello stesso anno, dalla neonata casa editrice Rosa e Ballo di Milano. Il contratto di assunzione la inquadra come impiegata con mansioni di carattere tecnico ed amministrativo e più particolarmente per la redazione e la cura tipografica delle pubblicazioni, con un orario di mezza giornata, in modo tale che Giulia abbia la possibilità di evadere anche gli altri impieghi, tra i quali vi è la traduzione di racconti scelti di Balzac per la casa editrice Einaudi di Torino. Da subito la Veronesi, unica impiegata, prende contatto con Carlo Emilio Gadda, Carlo Bo, Carlo Carrà, Felice Casorati, ai quali propone collaborazioni per volumi in cui si dia un'interazione tra testo, talvolta musicale, e figurazione. Ma il 1943 è un periodo difficilissimo per la città di Milano, che viene più volte bombardata, tanto da indurre la famiglia Veronesi a trasferirsi ad Agrate, dove Luigi e Giulia trovano rifugio almeno per la notte. Già a maggio, Giulia si ammala di pleurite, malattia che la affatica per più mesi e che la costringe a progettare di lasciare il lavoro dapprima per qualche mese, poi definitivamente. Il suo stato d'animo è abbattuto, tormentato dall'incapacità di curare scrupolosamente ogni impegno professionale. I bombardamenti inglesi su Milano rendono la città un inferno, dove pare impossibile pensare ancora al lavoro. La casa dei Veronesi di via Vivaio 24 non è stata abbattuta, ma i due fratelli si adoperano per trasferire tutti i beni in campagna, dove la madre si è ammalata, forse di tifo. Luigi ha perso una valigia di libri rari del Bauhaus, mentre Giulia tiene i contatti tra gli editori e la tipografia Lucini, che li fornisce di carta, bene ormai introvabile e ricercatissimo. Improvvisamente, il 29 gennaio 1944, Giulia Veronesi comunica per lettera a Rosa e Ballo le proprie dimissioni, con 6 mesi di anticipo, come previsto dal contratto. Una lettera questa nella quale emerge un carattere determinato insieme ad una lucida coscienza delle proprie capacità. In sostanza, la Veronesi non si sente a suo agio nei panni della signorina d'ufficio, non trovando alcun interesse nelle mansioni alle quali è quotidianamente ridotta, a causa della mancanza di ordine interno nella casa editrice. I compiti redazionali ai quali aspirava non le sono stati concessi, donde il rimpianto per i tempi alla Bompiani.
Dal 1947 al 1958 Giulia risiederà più o meno ininterrottamente a Parigi, ma a partenze decise scrive a ballo. È una cosa molto triste, meglio non parlarne. Durante gli anni francesi, la Veronesi, poiché ha deciso di lavorare come critica indipendente, aggancia rapporti con diverse case editrici, tra le quali anche la Phaidon. Si tiene in contatto con Giorgio Soavi, redattore della rivista olivettiana Comunità, per la quale scrive recensioni di mostre di arte figurativa, mentre lavora come traduttrice dal francese e dal tedesco per Einaudi, proponendo alla casa torinese anche le novità europee che arrivano sul mercato parigino. Nel 1953 Giulia Veronesi propone alla casa editrice Einaudi un libro costituito da 5 conferenze di William Morris, da lei già tradotte nel 1946 ma non pubblicate. Purtroppo i problemi della società vittoriana, benché in gran parte così attuali, assumono agli occhi dell'Einaudi un valore prettamente documentario. Nella stessa lettera, la scrittrice si candida, sostenuta dall'amico Franco Fortini, ad un lavoro inedito, non ancora avviato. Si tratta di una storia dell'architettura contemporanea in Italia, che si trasforma presto in una storia dell'architettura moderna in Europa, intendendo per moderna l'architettura che ha rifiutato schemi ed estetiche neoclassici, come si fa per la pittura moderna quando si parla di Delacroix. Quest'opera terrà impegnata la Veronesi fino alla fine dei suoi giorni, senza arrivare mai alla pubblicazione. Grazie alle lettere conservate nel fondo archivistico della casa editrice è possibile ricostruire le tappe della storia, come viene chiamata dalla Veronesi e dai suoi interlocutori di redazione, oltre che capirne le intenzioni. La caratteristica immediatamente stabilita riguarda la forma di questo volume illustrato, destinato alla collana Piccola Biblioteca Scientifica e Letteraria, che non deve essere quella del saggio accademico. Del resto, la stessa autrice tiene a precisare di non considerarsi una saggista e che invece deve permettere una facile ed utile consultazione anche ai non specialisti. Una specie di racconto, protagonista l'architettura con le sue varie vicende stilistiche e umanistiche. Divisa in tre parti e prima opera importante della Veronesi, che in quanto studiosa dell'architettura ha pubblicato alla data del 1953 3 dei suoi 4 volumetti monografici per le edizioni del Balcone, oltre a difficoltà politiche, la storia con il passare degli anni diventa il grande atto mancato, il tormento della sua poco serena esistenza. La stesura del libro viene continuamente interrotta dalla malattia del padre e, poco dopo, dalle proprie preoccupanti condizioni di salute che la costringono a trascorrere molto tempo a Milano e che, addirittura nel 1958, la obbligano a rientrare in Italia. La continua ricerca della perfezione e il meticoloso lavoro di revisione e rimodernamento sono le cause principali dell'impossibilità di dichiarare finita la storia, nonostante la prima parte si definisca compiuta già nel 1958 e nel 1966 Giulio Einaudi inviti l'autrice ad inviare il manoscritto per un primo esame. Durante gli ultimi anni di vita, nonostante gravi problemi di salute, Giulia Veronesi rimane attivissima, non solo dal punto di vista editoriale, collaborando in particolare con la rivista internazionale di architettura contemporanea Zodiac delle edizioni di Comunità, in veste prima di coordinatrice redazionale, poi di assistente del direttore Bruno Alfieri, ma anche come curatrice di esposizioni, prima fra esse quella dedicata all'opera di Tony Garnier presso la libreria Salto di Milano e la partecipazione alla curatela della personale di Marcello Nizzoli nell'ambito della Triennale del 1968. Paladina dell'architettura moderna, nel 1958 attiva l'allarme sullo stato dei palazzi di Victor Horta a Bruxelles, gravemente alterati e soggetti a speculazione edilizia, e nel corso degli anni 60 studia la possibilità di istituire un museo internazionale di architettura moderna.
Una fotografia del generale Marcos che combatte per una Grecia libera e democratica, ritagliata da un giornale, è posta come incipit del primo dei 5 quaderni nei quali sono raccolti gli articoli redatti come corrispondenti da Parigi. Ciò a testimoniare il significato morale che il concetto di libertà ha assunto nella vita della Veronesi, a partire dalla battaglia combattuta con Edoardo Persico per affermare il principio vitale e l'esigenza storica dell'architettura nuova, fino alla fatica quotidiana per mantenere la propria indipendenza intellettuale, oltre che personale, schiva da ogni mondanità. Una vita, fino alla sua conclusione nel 1970, interamente vissuta nella cultura e per la cultura, con libertà oltre ogni effimero prevalere di mode e di convenzioni.